Buonasera. Buonasera a tutti. Bentornati ad Indiavolati. È cominciato il campionato per il Teramo che purtroppo torna a casa con una sconfitta. Trasmissione che entra finalmente in clima partita con l'esordio in campionato dei biancorossi, un esordio purtroppo negativo dal punto di vista del risultato, sconfitta 1-0 a Bolzano contro il Sudtirolo in questo difficile primo esame per la formazione di Zichella, forse un risultato anche troppo ingeneroso nei confronti del Teramo per quello che si è visto in campo. Probabilmente uno 0-0 sarebbe stato un risultato sicuramente più giusto per i biancorossi, un gol che tra l'altro è arrivato su un errore difensivo, ma la partita tutto sommato è stata equilibrata. Ci ha castigati Rocco Costantino, anche di questo parleremo, ovviamente affronteremo i tanti temi. Ci ha castigato temi. Un abruzzese, un teramano, un pinetese. Ma ovviamente sapevamo benissimo qual era il pericolo, insomma, che questo forte attaccante poteva rappresentare per il Teramo. Affronteremo ovviamente questi e tanti altri temi, vi mostreremo anche le immagini, gli highlights del match del Druso di Bolzano. Anticipiamo che avremo anche un collegamento telefonico con il presidente Luciano Campitelli, di rientro appunto dalla lunga trasferta, che è la più lunga del campionato, ed è toccata subito però, all'esordio. Dire, ci siamo subito tolti il dente esatto. Con una delle squadre almeno più forti sulla carta di questo girone, e con la trasferta sicuramente più lunga. Lo faremo insomma in compagnia dei nostri ospiti di stasera, parterre importante. Veramente importante, anche con un ex Teramo Calcio che noi abbiamo ritrovato con grandissimo piacere, ma che sicuramente avrete piacere voi di rivederlo. Intanto passo a salutare il primo ospite, che è Renato Natali, degli amici del calcio teramano. Ben ritrovato professore, benvenuto. Buonasera professore. Nostri studi. Ritroviamo sempre con grandissimo piacere il nostro Diego Di Felice Antonio. Ben ritrovato Diego. Ciao Diego. Finalmente buonasera. Siamo qui dopo due puntate a commentare una partita giocata. Era ora. E poi io, se la regia me lo consente, mi vorrei avvicinare all'ospite d'onore, perché come faccio sempre in questi casi, perché va accolto ovviamente anche con affetto, perché i teramani lo ricordano con grandissimo affetto. Guardatelo bene. Penso sia inconfondibile. Impossibile non riconoscerlo, perché io mi sono complimentata con lui, perché è uguale, identico. Ha anche gli stessi chili che aveva quando era tra i pali del Teramo Calcio, lo avrete riconosciuto. Ovviamente parliamo di Luciano Barboni, che è stato il portiere del Teramo Calcio dall'84 all'87. Non a caso ho detto il portiere, perché Luciano Barboni forse insieme a Fabrizio Grilli è uno dei portieri più amati della storia del Teramo Calcio, non solo perché insomma ha fatto parte di una squadra che ha vinto, una squadra che tutti ricordano anche per i risultati riportati a casa, ma anche da un punto di vista umano. È stato allora un ragazzo, poi un uomo molto molto amato, e tutti i teramani lo ricordano con grande affetto. Benvenuto a Luciano Barboni. Grazie di cuore. Grazie. Tra l'altro ha visto la partita del Teramo. È con noi già da un po' di tempo, effettivamente infatti. Abbiamo seguito il secondo tempo insieme. Sì, sinceramente, esatto, siamo stati lì a seguire le sorti di della squadra, che si è difesa bene, ha tenuto benissimo il campo, sinceramente non meritava di uscire sconfitta, con pareggio penso sia stato. Sarebbe stato il risultato più giusto, però purtroppo nel calcio a volte i piccoli episodi spostano i risultati, quindi insomma il Teramo ha pagato forse più del dovuto. Ecco, non c'è stata una supremazia schiacciante, il portiere ha dovuto fare dei miracoli, quindi voglio dire, ha tenuto bene il campo, ordinata, ha provato a punzecchiare di rimessa in contropiede sul Tirolo, però ecco, una partita da un pareggio, una X grossa come una casa, ecco. Allora Dorotea, quella del Teramo di oggi è stato l'esordio per i biancorossi, ma il campionato, il girone B, aveva già preso il via ieri con 5 gare. Allora andiamo subito a vedere il riepilogo di questa prima parte della prima giornata di campionato, grazie alla regia di Gianluca Iezzoni. Le gare di ieri erano queste: Fermana Virtus Verona 2-0, Gubbio Ravenna 1-1, la clamorosa per certi versi sconfitta casalinga della San Benedettese contro il Renate per 2-0, Samb che, lo ricordo, sarà il prossimo avversario del Teramo domenica a Bonolis, ore 18:30. Che più tardi vedrete anche le immagini, gli highlights. Sì, faremo vedere anche come è maturata questa sconfitta.
Il Monza che ha battuto la Feralpi Salò per 1-0, e poi il Vicenza che invece è stato fermato sullo 0-0 dalla Gian Erminio in casa, e poi appunto il match delle 18 di quest'oggi su Tirol Teramo 1-0. Il turno si chiuderà domani con i Molesi Albino Leffe alle 18:30, Pordenone Fano e Triestina Vispesaro alle 20:30. Non si giocherà invece Ternana Rimini, prevista per mercoledì, perché appunto è stata la Lega l'ha rinviata in attesa delle decisioni del collegio di garanzia del CONI, che è stato nuovamente titolato a decidere dal TAR del Lazio. E quindi, diciamo, insomma, che ci siamo abbondantemente stufate di parlare del calcio che non giocato ancora al ripescaggio, ecco, in B, dunque certo. Per il momento non giocherà fin quando il collegio di garanzia non si sarà nuovamente vogliamo far vedere intanto subito le immagini esposto. E cominciamo con i commenti, se dalla regia sono pronti. Intanto sì, facciamo scorrere le immagini, certo, della gara che si è conclusa poco fa, e cominciamo con il giro le commentiamo insieme, le descriviamo anche insieme per chi non avesse visto la partita del Druso di Bolzano. Il Teramo con la nuova divisa, la terza maglia presentata pochi giorni fa appunto al Bonolis, allo stadio Bonolis, non ha portato benissimo. Questo è il primo pericolo per la porta di Lewandowski, con un colpo di testa di Casale che centra la traversa dopo soli 5 minuti di gioco, dunque subito un brivido per il Teramo, che però si fa vedere in avanti subito dopo all'undicesimo con questa sortita di Spighi che penetra dal lato destro, prova a mettere in mezzo ma la difesa del Sudtirol chiude. Questa è la clamorosa occasione, la più ghiotta del Teramo, sicuramente la grande parata di Offredi, davvero un miracolo del portiere altoatesino, su Piccioni e sugli sviluppi del calcio d'angolo anche Ranieri dalla distanza ci prova sempre, Offredi attento, poi qualche insomma un po' di supremazia territoriale del Sudtirol senza però grossi pericoli. Qui un'altra ghiottissima occasione per il Teramo, ruba palla alla mediana con Spighi che mette sulla corsa di Piccioni, qui l'attaccante non è abile a controllare il pallone, se lo allunga troppo sull'uscita di Offredi e favorisce l'intervento del portiere. Ci prova ancora il Sudtirol al 26esimo con la botta di Tait dalla distanza che trova pronto Lewandowski, poi continua l'azione con questo cross innocuo per la porta biancorossa. L'ultima occasione del primo tempo è ancora del Sudtirol con Turchetta che chiude una triangolazione di sinistro addosso, diciamo in tiro centrale su Lewandowski. Riparte la ripresa ancora con il Sudtirol in avanti senza grandi pericoli, poi due occasioni in successione per Bacio Terracino, la prima rientrando sul destro, la seconda invece ci prova di sinistro mirando all'angolo alto opposto ma non trova lo specchio della porta. Ecco l'episodio decisivo al 66esimo, il neoentrato Vitale cincischia col pallone, mette in difficoltà Altobelli che sbaglia il rinvio, colpisce l'avversario e poi Costantino mortifero non perdona buttando la sfera subito alle spalle di Lewandowski. Un episodio decisivo perché poi sarà quello che punirà alla fine, forse anche come diciamo oltre ogni demerito, il Teramo. Rocco Costantino inizia subito con un gol, timbra subito all'esordio in campionato. Rischiano di combinare la grossa anche il portiere e i difensori del Sudtirol, in questo caso Freddy, che però è arrivata poco dopo, sì, immediatamente dopo, un minuto dopo, senza che però gli attaccanti del Teramo riuscissero ad approfittarne. Nella ripresa prima del gol insomma il Teramo stava difendendo abbastanza bene senza rischiare granché, e qui è Fratangelo che è entrato nel corso della partita a difendere un pallone, a provare il tiro a giro senza trovare lo specchio della porta. Altra occasione nel finale con il neoentrato Mazzocchi per il Sudtirol che di testa anticipa il marcatore ma non inquadra lo specchio della porta. Fondamentalmente è quella l'ultima azione degna di nota che riassume e sancisce quindi questo 1-0 per il Sudtirol nei confronti del Teramo. L'avete visto anche dalle immagini che siamo riusciti a mostrarvi subito in apertura della nostra trasmissione. Un Teramo, adesso sentirei anche i nostri ospiti, che ha pagato a caro prezzo quella disattenzione difensiva tra Vitale e Altobelli. Io sono curiosa di sentire subito il nostro Diego. Beh, hanno pescato i giorni nel mazzo del Teramo, insomma, perché abbiamo fatto tutto noi. È un errore gravissimo che a questi livelli non dovrebbero accadere certe situazioni. Poi lì Altobelli, poverino, si ritrova da quella palla. La colpa purtroppo è stata del terzino sinistro che
Sì, un errore sì, in... si è complicato la vita da solo, perché era una palla in ocolo. Con proprietà tra Vitale e Altobelli, sì, diciamo. Però Altobelli, niente. Messo in difficoltà da retropassaggio. Messo in difficoltà sì. Vitale, perché di Altobelli gli è arrivata sta palla, poi ha preso pure... Dispiace perché il Teramo ha tenuto bene il campo, poteva benissimo, le ha avute le occasioni, ha tenuto bene il campo contro una squadra che ha risaputo che è di sostanza, di forza, e quindi lascia ben sperare, al di là del risultato, certo faceva bene al morale partire con uno 0-0 in un campo complicato così, contro una squadra che ha eliminato dalla Coppa Italia Frosinone e Venezia, squadre di ADB. Quindi penso, speriamo poi bene. Poi con una squadra anche più fisica rispetto a quella. Certo, più fisica, amalgamata, perché più o meno sono gli stessi dello scorso anno, il Teramo ha cambiato abbastanza. Quindi almeno insomma il futuro, abbiamo perso, però magari prendere un punto facendo pena. Io sono ottimista perché comunque la squadra ha tenuto bene il campo. C'erano tanti volti nuovi nel Teramo, come ricordava il nostro Diego Di Felice Antonio, dal primo minuto schierati da mister Zichella il terzino sinistro Mastrilli, a centrocampo Ranieri davanti alla difesa e Proietti in una delle due posizioni di mezzala, davanti Piccioni centravanti, Zecca esterno destro del tridente d'attacco al posto dello squalificato di Renzo, o comunque insomma oggi non si era come dire dovuto sciogliere questo ballottaggio perché di Renzo non era disponibile, quindi giustamente squalificato. Sì, per squalifica, giustamente insomma anche una squadra piuttosto rinnovata, no? Anche chiederei a Renato Natali cosa ne pensa di questo esordio del Teramo. Ma l'esordio era una parte difficile, tutti lo dicevano. I tifosi sperano sempre che le cose poi si appianino sul campo. Tra l'altro i tifosi del Teramo, gli irriducibili c'erano. Noi abbiamo contato 10 tifosi dalle del immagini, Teramo. Dalle immagini ne abbiamo contati 10, penso che la decina di tifosi che non lasciano mai da solo il Teramo c'erano anche al Druso. In questo periodo, diciamo, non che stiamo, la federazione sta allontanando i tifosi dal calcio, però ci mette del suo con tutte le... con tutto quello che sta succedendo. Noi anche questo ritardo. La partita dal 25 agosto, l'abbonamento fatto per chi ha voluto sostenere la squadra, ancora non si riesce a giocare oggi in trasferta di lunedì, esatto. Insomma, vabbè, diciamo questo, sì, diciamo che bisogna farlo presente. La gestione di questa estate calcistica da parte della federazione la squadra è stata molto rinnovata, d'altronde, discutibile. D'altronde le squadre si rinnovano per cercare migliori risultati. Barboni mi può dare atto di questo, che ogni tanto le squadre si devono rinnovare. Noi speriamo che questo rinnovamento sia fruttifero per il seguito del campionato. Beh, diciamo che comunque squadra nuova, anche squadra molto giovane, però insomma oggi all'esordio non ha proprio sfigurato, lo stavamo dicendo, esatto. Per buona parte della gara ha tenuto il campo, nella ripresa in particolare. A parte l'episodio decisivo del gol, lo commentavamo anche mentre vedevamo la partita insieme a Luciano Barboni, insomma le sortite offensive sono state forse più quelle del Teramo che del Sud Tirolo. Poi tra l'altro ha accusato bene il Teramo dopo 5 minuti anche il palo, no? Preso dal colpito dal Sud Tirolo, all'inizio, insomma un episodio del genere che mette a rischio la tua porta ti può anche destabilizzare e magari far perdere subito anche no, la concentrazione e la sicurezza. No, ma infatti stavano tenendo bene il campo, stavano abbassando i ritmi, quindi non c'erano pericoli o mischie importanti o pericolose nei pressi della porta del Teramo. Purtroppo è stata una disattenzione, anche la sfortuna, il rilancio ha colpito addosso al giocatore che ha creato un assist per il centravanti, quindi vuol dire c'è tutta una serie di circostanze, il pallone che non è stato allontanato, chi l'ha allontanato ha colpito un avversario. Ha colpito e ha fatto l'assist per l'altro, quindi vuol dire che a un certo punto si siccome sono ci sono sommate... 10 messaggi, una domanda, ma un portiere quando vede un'azione di quel genere e capisce che due difensori stanno sbagliando si fa segno della croce. Okay, a parte che è molto veloce, quindi si fa fatica a pensare, al limite però, ci pensi dopo. Voi siete abituati, ovviamente avete l'occhio veloce per capire anche probabilmente come andrà a finire un'azione di quel genere. A volte magari ti va bene l'azione e riesci a recuperare magari un disguido di un tuo difensore, a volte non ci riesci e si prende gol, ci mancherebbe. Allora andiamo subito con dei messaggi. Sì, qualche Alessandro, messaggio e poi tra un po' proveremo subito a chiamare il presidente Luciano Campitelli, che sicuramente insomma
sarà di rientro da Bolzano. Allora, andiamo con i primi messaggi. Zichella, solo un consiglio. Vitale, fallo giocare tra 15 kg in meno. Commento abbastanza fra impietoso una decina di partite. Hai tolto Mastrilli, che stava giocando benissimo, per far entrare un giocatore non in condizioni fisiche e soprattutto di testa, tant'è che la colpa del gol subito è sua. Quello che diceva anche Diego prima, insomma, che dava insomma la maggior parte delle responsabilità del gol del Teramo all'errore di Vitale. Andiamo con un altro messaggio, vediamo cosa ci dicono da casa. Tra l'altro abbiamo seguito prima dell'inizio di questa trasmissione anche dei commenti sui social. Tutto sommato è un Teramo che viene assolto nonostante la sconfitta. Anche mi è sembrato che l'umore della tifoseria comunque fosse piuttosto sereno, positivo dopo questo. Allora, buonasera, non meritavamo di perdere, lo abbiamo detto, ma mi sa tanto che siamo sulla stessa onda dell'anno scorso. Questo è un po' pessimista, Spillo. Noi speriamo francamente di no, però purtroppo i fatti... Però facevamo delle considerazioni simili prima anche con il nostri ospiti, cioè è un Teramo fragile, l'anno scorso lo è stato per tutta la stagione, quest'anno sembra che si sia ricominciati un po' con le stesse fragilità, cioè al primo errore vieni punito fondamentalmente. Questo, Diego, ti preoccupa un po'? Sì, perché oltretutto è un errore, io posso capire, una palla in aria, no? C'è molta densità di giocatori, però era una palla innocua, ce l'aveva lui tra i piedi, ha cingischiato in un modo a livello di bambini, cioè è lì che rimane per al di là dell'esperienza, insomma, che invece Vitale ne ha da vendere. Ecco, però giustamente adesso non è il momento, perché già dalla prima partita cominciamo a fare i processi, non mi sembra corretto nemmeno nei confronti diciamo del giocatore. Diciamo che stiamo facendo un'analisi, sì, un'analisi. Ai fatti. No, io mi riferivo più al tifoso, che non, noi stiamo facendo l'analisi, chiaramente. Certo. Però ci può stare, forse ecco quello che lascia un po' perplessi, che è un giocatore che c'è un passato fino a 2-3 anni fa, negli ultimi due campionati in eccellenza, quindi ha perso un po' il ritmo per via di un grave infortunio subito ai tempi quindi del Pescara. Metterlo oltretutto a partita in corsa, quando le squadre già calde, un giocatore che non vede la Serie C da 3 anni, 4 anni, io non l'avrei fatto. Mi sto quindi concordi un po' con l'analisi del primo messaggio che abbiamo letto. Perché cambiarlo? Almeno io ho pensato, magari si è fatto male, c'è qualche problema, perché se no poi lui è un portiere, il difensore non lo cambi mai, perché prendono le misure degli attaccanti, lo cambi solo se si fa male, dico bene. Sì, sì. Però magari noi non possiamo saperlo, può darsi il giocatore titolare ha chiesto il cambio, può darsi, bravo, che magari era un po' stanco. Ma magari lo scopriremo anche ascoltando quindi, il presidente Capitelli, che probabilmente è più informato di noi. Si fa fatica magari a poter motivare un cambio. Dobbiamo fare il processo di intenzione. Io direi di leggere altri messaggi, nel frattempo possiamo chiamare il presidente Campitelli e sentire anche dalla sua voce se per caso l'ipotesi che facevamo poi. Questo è il primo messaggio che arriva per Luciano Barboni. Grandissimo portierone Barboni, hai lasciato un ottimo ricordo a Teramo sia come atleta che come uomo, lo dice Gianni, ed è un dato di fatto. C'è da ringraziarlo, detto, Gianni. Ma davvero anche noi quando abbiamo annunciato insomma che c'era Barboni oggi ospite abbiamo avuto tanti attestati di stima da riferire. Ma poi sentirà anche qualcosa. Poi ci sarà una sorpresa, insomma, esatto. Qualche valutazione, qualche sconfitta saluto. Immeritata, peccato per l'occasione iniziale. Quella è stata davvero clamorosa. Lì, da portiere a Barboni, vorrei chiedere il giudizio sull'intervento davvero miracoloso di Offredi. Magari lo rivediamo anche appena possibile, perché è stata una conclusione immediata, rapida, quasi a botta sicura. Poi rischiava di non arrivarci col braccio destro e lui l'ha preso col braccio di chiamo, esatto, del sinistro, quindi lì, però mi sembra che Lofredi sia un portiere esperto, sì, leggevo, sì, sì, quindi sì, ha dimostrato diciamo di saper stare. Quindi anche insomma tecnica di buon livello. Portiere, è stato bravo l'attaccante, ma il portiere si è superato. Ecco. Ha preso il tempo, quindi sì, ha toccato la base. Sì, 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 anche perché il tiro, sì. eccolo qui. Allora, no, questa qua è l'azione immediatamente precedente, subito dopo ci sarà quella appunto di Piccioni. Lo vedremo, eccola qui, Piccioni che appena arriva il pallone scarica il sinistro e lì Offredi davvero distinto, sì, col braccio, sì, di richiamo, come spiegava Barboni, sì, ha salvato la porta, sembrava quello un gol fatto. E chissà se lì, no, anche chiedo anche magari a un tifoso storico come Renato Natali, che di partite ne ha viste tantissime, poteva anche cambiare la partita, girare l'inerzia. È chiaro che sicuramente andare in vantaggio è sempre qualcosa di molto positivo, insomma, al limite avevamo pareggiato anche con quell'errore e tutti eravamo contenti, no? Cioè, se eravamo magari in vantaggio da un punto di vista psicologico, mi sembra che
un'altra occasione ha avuto un esulato, si è allungata la palla. Sì, lo stesso Piccioni si era ritrovato davanti ad Offredi, lì peccato, non è stato abilissimo nel controllo di palla sul servizio di Spighi. Si è allungata la palla, gli ha preso il tempo e gli ha rubato l'attimo. Sì, il controllo è stato leggermente allungato. Vediamo se abbiamo ancora altri messaggi da leggere da parte dei nostri telespettatori. Barboni, formidabile, non ti dimenticheremo mai, e continuano ovviamente gli attestati. La verità, la verità. Per un grande portiere della storia biancorossa. Che ancora? Poi tra l'altro è uno dei pochi portieri in Italia, l'unico forse a Teramo, aiutatevi poi voi che siete un pochettino, ci torneremo, avete ovviamente la memoria storica, e ha segnato pure un gol clamoroso, insomma. Allora, Barboni goleador, eccolo qua, fino a ieri avevi segnato in Italia più gol di CR7, è un commento che ci sta tutto. Però ieri CR7 con due gol ha superato per il momento Barboni. Sì. Chiedi a Luciano, dopo che fece il rigore, si girò, non c'era un compagno vicino. Non c'era nessuno. Tutti spaventati a proteggere la porta. Ma vi ripeto, lo vedremo questo episodio storico del calcio teramano. Se magari non ce la fa, noi almeno ci proviamo. Lui si voleva abbracciare, si cercava. E non ci trovò nessuno. Allora, andiamo con un altro messaggio, perché siamo vicini anche alla prima pausa pubblicitaria e poi raggiungeremo il presidente Campitelli. Barboni, autore di un gol sul rigore nella partita Teramo-Nocerina, vinta dal Teramo per 1-0, ovviamente con gol di Barboni, nel campionato 86-87. Sì, qualcuno può confermare il diretto interessato. Qualcuno di noi c'era. C'eravamo in tre sicuro, almeno in questo studio, anzi in quattro, compreso l'autore del gol. C'era chi invece era nato da poco e ovviamente ho avuto modo poi, insomma, di documentarmi negli anni successivi. Allora che vogliamo fare? Fermiamo un attimo per la prima pausa, poi continueremo a leggere ancora i vostri messaggi ed analizzare ed esaminare insieme questo esordio sfortunato del Teramo a Bolzano contro il Südtirol. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme con Indiavolati, stiamo parlando ovviamente dell'esordio sfortunato del Teramo in campionato, la sconfitta per 1-0 a Bolzano contro il Südtirol. Insomma, già tanti argomenti e tanta carne al fuoco, grazie anche ai nostri telespettatori che ci stanno inviando numerosi messaggi. Allora io ripartirei con un messaggio, eccoli i nostri ospiti, li vedete, tra gli altri riconoscete sicuramente Luciano Barboni, storico portiere del Teramo, che stasera ha guardato anche la partita con noi. Ecco, prima abbiamo Luciano Campitelli, il presidente del Teramo al telefono. Presidente! Sì, buonasera. Buonasera presidente, grazie per essere intervenuto. Esordio sfortunato, insomma, forse anche più dei meriti del Teramo. Questa è la valutazione che sta un po' venendo fuori dall'analisi di questa gara. Non ho Lei capito è d'accordo? Che cosa è venuto fuori? Che è stato un esordio sfortunato oltre i demeriti che ha avuto il Teramo, insomma. Ah sì. Beh, io credo che sicuramente è una partita che passa, è una partita che già si sa ancora di più, si è visto veramente una partita così bella, non si vedeva da tanto. C'è una partita giocata ad armi pari, sempre il primo gol che doveva entrare di Piccioni, che ha fatto il portiere, non una parata, una parata di un grandissimo portiere, perché prenderla, ricacciare la palla da sotto l'incrocio, penso che sia una cosa. Teramo bene, poi secondo tempo sicuramente qualche giocatore è calato, però non si stava soffrendo così, insomma, più di tanto. Il Teramo teneva bene così il campo. Non me l'aspettavo che avessimo una squadra con queste potenzialità, possiamo solo crescere. Credo ci sembra soddisfatto comunque presidente per la prestazione, vero? Al di là poi molto, del risultato. Molto, sono dispiaciuto per il risultato, molto, perché mi è dispiaciuto non tanto per me o anche per i tifosi, per loro, perché quando sono entrato nello spogliatoio erano veramente distrutti, perché volevano a tutti i costi questo risultato positivo. Ne avevamo parlato ieri, ne avevamo parlato stamattina e ci tenevano veramente tanto,
sul Tirol, che dicono che sia una squadra che punta a fare molto bene. Se devo dire la verità, lo stesso loro hanno anche ammesso forse il pareggio era più giusto, ma se noi facevamo quel gol, e noi abbiamo fatto tutte le ripartenze possibili, abbiamo visto che abbiamo una buona squadra, un buonissimo centrocampo, veramente bene, anche se oggi forse qualcuno non stava al 100%, però bene. E niente, dai, io non la prendo come una squadra ancora in costruzione, ma che ci sono le possibilità di fare molto bene. Anche perché, presente, il primo esame, insomma, non era dei più semplici. Lo ha ricordato che il Sud Tirol punta ad un altro campionato di vertice come quello dell'anno scorso. Ma le volevo chiedere in particolare una valutazione sui nuovi, no? Una squadra ampiamente rinnovata. Lei, insomma, soprattutto i più giovani, come li ha visti? Mastrilli, ad esempio, che molti per tifosi... Per me Mastrilli ha fatto un buonissimo primo tempo. Anche molti tifosi l'hanno valutato secondo. Allo stesso modo. Poi c'è stato il cambio, perché forse l'allenatore è entrato Vitale, che poi ha fatto quell'errore, mi dispiace per lui, perché forse voleva un calcio di punizione. Vitale, sappiamo che piede ha, dei calci d'angolo, perché lo volevamo vincere la partita. Poteva essere mettere la palla in un certo modo, e poi ha avuto quel piccolo infortunio, capita a tutti, quindi non è che adesso lui è condannabile per l'infortunio che ha avuto, però io, se devo dire, lo Spighi che ho visto oggi il primo tempo, con lo Spighi che vedevamo 2 anni fa, sì. Abbiamo criticato tutti, io in primis l'ho anche detto, ma ragazzi, noi abbiamo quest'anno un centrocampo che è forte, veramente, cioè, abbiamo fatto risultato negativo, prestazione secondo me più che positiva. Qui, presidente, in studio abbiamo ospiti, insomma, importanti, dal nostro Diego Di Felice Antoni, un tifoso storico come Renato Natali, ma in particolare anche un portiere più che storico per il Teramo, che è Luciano Barboni, che ha visto la partita insieme a noi e ha avuto anche lui impressioni positive da questo Teramo. Glielo può anche confermare lui stesso, insomma, in diretta. Buonasera, presidente. Ci fa piacere sentire che anche lei ha analizzato in modo sereno, pur, diciamo, nella difficoltà della sconfitta, la partita. Quindi la squadra non ha nulla da rimproverarsi, ha tenuto bene il campo, ha avuto la possibilità di fare gol, non ha sofferto. Purtroppo c'è stato un episodio che ha pagato a caro prezzo, quindi tutto purtroppo... lì. Prendiamo così. Se si dica pure, se prendiamo quello che di buono c'è da prendere, ecco, e quindi il campionato è lungo, i ragazzi sono giovani, avranno possibilità di crescita e di dare delle buone soddisfazioni, ecco. Presidente, domenica c'è l'occasione del riscatto, questa partita ovviamente che è sempre una delle più importanti e sentite della stagione. Io se oggi ancora non potevo valutarla la squadra che abbiamo fatto tante amichevoli, tu sai che negli amichevoli oggi posso anche dire che, vedendo la squadra oggi, possiamo solo cercare di migliorare, le basi ci sono, quindi domenica sarà una partita per noi importante, loro hanno perso lo stesso come noi, ce la giocheremo ma alla grande, perché noi domenica la partita per noi è importantissima, ma non solo per i punti, è importantissima più che altro per il morale, per riprendere quella voglia e quella mentalità vincente che ne abbiamo bisogno veramente tanto, e credo che faremo una bellissima partita, e poi vedremo alla fine chi avrà ragione, o noi o loro, insomma. Tra l'altro, presidente, arriverete alla partita di domenica, sono due squadre che ci arrivano con 2 sconfitte al primo turno, però con una piccola grande differenza. Lei sta elogiando la sua squadra nonostante la sconfitta
anche giustamente, perché in effetti abbiamo visto tutti un Teramo grintoso e un Teramo che sicuramente non meritava la sconfitta. E invece la San Benedettese ci arriva con una scia di polemiche, insomma lo stesso presidente ha già attaccato l'allenatore. Diciamo che da un punto di vista psicologico probabilmente le due squadre arriveranno in maniera diversa domenica alla gara, e il Teramo avrà anche il fattore campo dalla sua parte. Ma vedi, noi degli altri non ce ne frega, cioè noi dobbiamo pensare a noi. Io sono orgoglioso di questa squadra perché sono dei ragazzi che fino adesso hanno fatto belle cose, l'allenatore è bravissimo, che si è impegnato giorno dopo giorno e ce la mette sempre tutta, e si è visto poi in campo che Teramo ha espresso un gioco. Se lì ci sono persone che poi capiscono anche di calcio, e quindi possono, l'hanno visto anche loro la partita, quindi noi come tifosi del Teramo dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi perché hanno dato tutto quello che potevano. Poi purtroppo una volta il pallone ti può entrare dentro, una volta ti entra dall'altra parte, una volta ti entra dalla tua parte, e quello fa parte del fato. Oggi è stato così, però col dispiacere che ho nel cuore, perché sono veramente dispiaciuto, ma non tanto per i punti, per i ragazzi, perché meritavano almeno un punto, però devo dire bravi. Sono entrato nello spogliatoio, alcuni erano con le mani agli occhi perché ci tenevano tantissimo, perché mi avevano promesso che avrebbero dato tutto, lo hanno fatto, e io non posso dirgli altro che grazie, perché sono impegnati, e bravi a tutti, perché insieme all'allenatore, che era molto dispiaciuto pure lui, l'ho chiamato poco fa, e quindi gli ho detto: io ti faccio i complimenti perché ho visto una bella squadra che non vedevo da anni. Per domenica impegniamoci col lavoro come hai fatto fino adesso, e vedrete che prima o poi i risultati arriveranno, perché il lavoro alla fine paga, avendo poi ragazzi che si impegnano, che ti seguono e che fanno il massimo per poter riportare Teramo nei ranghi che compete. Bene Presidente, noi la ringraziamo, grazie per essere intervenuto, riparte subito per Teramo, resta a Bolzano per stanotte. No, questa notte non sono nella condizione di ripartire per Teramo, quindi immagino. Restiamo qui e partiremo domani. Una sana dormita, insomma, per smaltire la demissione. È poco, il dormire mettiti in mente che è poco, però va bene così. Grazie Presidente, grazie voi, buona serata e buonanotte, e complimenti ancora per questo Teramo che comunque ha dimostrato, come dicevamo tutti, insomma, di aver fatto una buona partita. Io direi di ripartire anche con qualche messaggio. Andiamo avanti con altri messaggi ancora, ma anche da Diego un commento su questa valutazione del presidente Campitelli. Insomma, mi è sembrato sinceramente soddisfatto. Sereno. Deluso, molto deluso, non potrebbe essere diversamente, però soddisfatto della prestazione. Sì, ma non si può dire diversamente. La squadra ha tenuto il campo, meritava di più, però nel calcio bisogna cercare di far gol e non fare quelle cavolate, perché cioè io sono un pessimista per natura, però quando vedi errori di quel tipo, la sensazione realista. La sensazione che le rifanno errori così, perché è un errore così pacchiano, così, cioè, che può succedere, però se cominciamo con questi errori, tieni il campo, il gol te li mangi, perché ci siamo mangiati. O comunque fai fatica a concretizzare. Anche il tiro, che io sono un pochino, sembra un po' vado sempre nel profondo, bella parata del portiere, però il portiere stava lì, non è che poteva sparire, lui ha giocato, quella palla doveva mettere tutta di qua, perché il portiere stava tutto sul palo destro, con il braccio di richiamo, non era fortissimo quel tiro, io lo vedo più come... mi aspettavo un tiro più secco. Ride Renato Natali, ride, perché forse ti conosce bene e sa che sei pignolo su ogni singolo particolare. Diego è anche una bella giocata come Diego sui portieri è preparatissimo, al pari di Luciano Quarto, anche un allenatore di 5-6 anni, ho imparato più da loro, quindi il braccio di richiamo, tu, però lui ha preso il portiere, ha tirato al bersaglio al portiere, il portiere stava lì e ha messo il braccio, non è che gliel'ha messo dall'altro palo, questo volevo dire, non so se... Ma io
posso aggiungere che per un portiere quel tiro lì è più facile da parare che un tiro raso terra. Cioè, se lui avesse tirato allo stesso modo raso terra avrebbe fatto senz'altro gol. Mezza altezza alta è molto più facile da parare, ecco. Anche se è stato molto bravo il portiere. Sì, però una bella situazione. Tiro raso terra gli avrebbe preso il tempo, era molto più difficile. Era molto più difficile da parare. Diciamo così, Barboni l'avrebbe parato quel tiro. Beh, se la penso così, no. Oggi non è sicuro. Però Piccioni ha fatto bene, però. Non è detto. Voglio dire, Piccioni ha fatto bene. Assolutamente. Prima si è fatto prendere il tempo atletico di sulla palla a terra. Poi ha tirato dove stava il portiere. Se uno vuole esaminare nel particolare, Renato Natali rimane dell'idea che è stato più bravo il portiere a pararlo che non Piccioni. Tecnicamente, cioè, noi vediamo un bel tiro, una bella parata. C'è peccato che c'era quel portiere. Era una grande occasione. Se ci fosse stato un altro, non la parava. Quindi, bellissima gara. Diciamo che. Però ecco, è sempre così, cominciamo a regalare, anche. E noi siamo 2 o 3 anni che regaliamo, quindi. Ecco, l'importante è che magari poi non si prenda la china degli ultimi tempi. Che sia solo l'episodio della prima gara, dell'esordio, una squadra nuova e che magari un episodio che archiviamo e che non. Io ho visto la partita della Samba. E poi ne parleremo molto. Cioè, Teramo ha fatto molto più bella figura contro. Che la Samba, io l'ho vista veramente, magari domenica è tutta un'altra squadra. Dipende anche l'avversario. Diciamo, speriamo di no. No, noi ci auguriamo che domenica qua prende 3 gol. Quello è sottinteso. Non è che volevo... Allora, andiamo con altri messaggi. I tifosi, i nostri telespettatori. Che sono diversi, mi dicono, dalla regia. Mister Di Felice Antonio, serve Amadio a questo Teramo? Domanda per Teramo. Diego. Ma nel contesto di un campionato lunghissimo, sembra quasi che giochiamo le coppe pure, perché si giocherà spesso di mercoledì. Intersettimanale. Quindi... c'è bisogno di play, secondo me, sempre di play veri. Abbiamo il ragazzo dell'Atalanta, perché lo stesso Proietti è più mezzala, secondo me, sì, che oggi ha giocato o mediano a 2, non lo vedo play a dettare i tempi, quindi è meglio avere anche Amadio, che c'è l'esperienza, a 200 partite sulle spalle di Serie C, quindi alla lunga quello è sempre un ragazzo, giocato a Cosenza, però è sempre un ragazzo alle prime armi, quindi in quel ruolo avere due, ricordiamo due che Amadio oggi non è stato convocato da Zichella per questo esordio, nonostante comunque la società lo abbia in un certo senso reintegrato e rimesso a disposizione dell'allenatore, quindi convocabile quando Zichella riterrà che potrà, certo, essere convocato. Però nei 3 settori della squadra, secondo me, il centrocampo è veramente forte. Cioè, soprattutto quest'anno si ha l'impressione che ci siano le alternative. Ci sono le alternative. Cioè, Zichella può scegliere, ha materiale dal quale scegliere. Cioè, forse negli anni passati non era stato così sempre. Tra l'altro ha lasciato a casa anche i pezzi da 90, insomma, di questa squadra. Speranza a casa, Mattia a casa. Poi, di Renzo era squalificato, dunque era costretto. Per cui, voglio dire, Speranza ha acciaccato e Amadio per le scelte che diceva poco fa e per le motivazioni che diceva poco fa Alessandro. Per cui parliamo di 3 giocatori che... fanno anche la differenza, insomma, schierati, per cui quando saranno tutti e 3 disponibili vedremo quali saranno le scelte di Zichella. Allora, andiamo ad altri messaggi. Complimenti per la trasmissione, grazie. Dove può arrivare questo Teramo? Io sono molto fiducioso, lo dice Nino. Chi ce lo dice dove può arrivare questo Teramo? Adesso penso che possa fare bene, perché è molto dipende dal gruppo che si instaura. Prima con Luciano parlavamo del gruppo suo degli anni storico, con Rumignani, si parlava di gruppo, e nelle squadre di calcio fare gruppo sembra una parola banale, ma è molto importante. Diego diceva che abbiamo centrocampisti, ci sono i ricambi, cioè, quindi il gruppo deve essere compatto e con questa prerogativa di avere persone di una certa qualità che possono dare molto molto di più, certo, alla causa della squadra, insomma. Certo. Leggiamo qualche altro messaggio e poi apriamo la parentesi dedicata alla Marcord, perché abbiamo un servizio su Barboni che anche qualche lacrima gli strapperemo questa sera. Manca una punta da 15 gol, così sarà difficile fare punti, è l'opinione di Mirko. La pensate allo stesso modo? Difficile adesso, alla prima giornata, giudicare il potenziale degli attaccanti, no? Io dico che... bisogna dare un po' di fiducia anche. Certo, ma poi io dico che con il lavoro si cresce. Il mister è uno che è un martello, sta sempre lì a cercare di... viene dal settore giovanile, quindi c'ha quella mentalità proprio di come se allenasse... far crescere. Quindi io mi auguro che alla fine del campionato, durante il campionato, ci ritroviamo questi ragazzi cresciuti tutti quanti. Io credo più nel gruppo, come diceva il presidente Natale.
che insieme magari si fa gol con un gioco di squadra, segneranno magari un po' tutti quanti, non è sempre detto che devi avere una punta 15 gol, a me farebbe piacere anche tanti che fanno 3-4 gol a testa e alla fine vinci le partite, quindi io ho fiducia, ripeto, ho molto fiducia nel lavoro dell'allenatore. Altro messaggio. E nel gruppo, come diceva il presidente. Altro Natale. Messaggio. Arrivano. Vitale di cognome ma non di fatto, in questo caso. Vabbè, purtroppo ci sta, è stato anche l'ironia per sdrammatizzare. Speriamo che riesca a recuperare magari con qualche prodezza nella prossima gara. Con questo spirito andremo molto lontano, lo dice Fabio, non mi sembra ironico, anzi mi sembra un messaggio, anche perché precisa. Lo abbiamo visto tutti, insomma, lo spirito in campo questa sera. Barboni torna a giocare con il Teramo Calcio. Anche questo è un po' goliardico. Non so, qui da vedere se è ironico oppure se anche in questo caso un invito. Testa subito alla San Benedettese, non molliamo, è prossimo, vero, perché il prossimo impegno, tra l'altro, eccolo, domenica. È domenica, si gioca nel tardo pomeriggio anche domenica alle 18.30 e vedremo anche questo esordio stagionale in casa del Teramo Calcio. Barboni, prossimo allenatore del Teramo? Teramo addirittura, insomma, non credo che Barboni... Penso proprio di no, assolutamente, mancherebbe, ci sono tanti ottimi allenatori, quindi non rientra nelle mie aspirazioni. Ambizioni professionali. Allora, l'altro messaggio diceva, e poi mandiamo il servizio a Parcord, un saluto al grande mister Diego, un mister vero e di gran spessore. Un caso se non gli vogliamo così bene. Concordiamo pienamente. Grazie. Allora, che vogliamo fare? Ci vediamo, apriamo la parentesi a Parcord, ci vediamo questa scheda, questo ricordo dedicato a Luciano Barboni, che poi a me fa un po' specie. Guarda, mi prometti che i prossimi li farai tu? Promesso. Okay. Promesso che li faccio io. Io è vero che mi affido alla consulenza storica di Diego Di Felice Antonio, che quindi non credo tu di non hai sbagliare. Hai dei consulenti. Quindi se c'è qualche errore è colpa mia. Non sto scaricando le colpe, assolutamente. Tu sei giudice. Ecco. La memoria storica, lui le ha messe giù. Io voglio anche anticipare, prima di far partire la Marconi, che ci sono davvero delle immagini che sono una chicca e che non vedevamo più, e molti teramani non vedevano più chissà da quanto tempo. Per cui è davvero una Marcord che vi farà molto molto piacere, non solo perché è dedicata a un grande personaggio del Teramo, ma anche per le immagini, delle voci di tifosi particolari, un ricordo speciale anche. Andiamo con il servizio. La voce di Sigfrido Micheli che scandisce i nomi di un Teramo rimasto impresso in maniera indelebile nel cuore dei tifosi. Una formazione che iniziava sempre con lo stesso cognome, Barboni. Nella lunga storia biancorossa, senza fare torto a nessuno, due sono i portieri per eccellenza, il capitano Fabrizio Grilli e Luciano Barboni. Tre stagioni consecutive in biancorosso, dal 1984 al 1987, 92 volte a difesa dei pali, ma anche, unico capace dell'impresa in tutta l'epopea biancorossa, autore di un gol. Il 24 maggio 1987, nella sfida contro la Nocerina al Comunale, Barboni si presenta sul dischetto e con freddezza batte il suo collega. Barboni, nato a Jesi nel 1957, lega la sua carriera a Teramo alla promozione in C1 della stagione 85-86. Il Teramo del presidente Ercole De Berardis e del Rumignani Bis in panchina. Una squadra forte che fu capace di centrare l'obiettivo, sfumato l'anno precedente solo negli spareggi di Terni contro Fano e Civitanovese. Barboni era già il numero uno biancorosso, arrivato dopo tre stagioni nella sua Jesi, culminate anche in quel caso con la promozione in C1. Il primo anno biancorosso si chiude, come detto, con la cocente delusione di Terni, davanti ad oltre 1700 tifosi accorsi da Teramo. La rivincita però si materializza subito, grazie ad un gruppo che ha tra i protagonisti quei nomi offerti alla folla del Comunale ogni domenica dalla voce inconfondibile di Sigfrido Micheli. La squadra, confermata in blocco, è protagonista anche l'anno successivo, in C1. Mister Antonio Luzzi la conduce fino all'ottavo posto in campionato, sfiorando i play-off. Il tempo di Barboni a Teramo finisce. Insieme a Cossaro, Solfrini e Cappellacci si trasferisce a Barletta, in Serie B, ritrovando Giorgio Rumignani. Nel ricordo dei tifosi, Luciano Barboni, oltre alla bravura tra i pali, ha lasciato traccia per la sua disponibilità e umanità.
In studio da noi c'è un certo Luciano Barboni. Che cosa io gli vuoi dire? Lo ricordo bene, lo voglio salutare con un abbraccio, anche perché ha lavorato con mio figlio pure. Un saluto da parte di tutti a Luciano Barboni e anche da parte di Giancarlo Politelli, che prima insomma ci raccontava qualche aneddoto particolare su di lui. Ho fatto degli allenamenti, dopo poco che l'allenavo, amiste, ancora non ti importa? Infatti ho avuto un grossissimo rapporto, che è un gran bravo ragazzo, veramente ragazzo serio, con grosse qualità, insomma, ecco. Ed eccola, rientriamo in questo modo particolare perché siamo nel momento Amarcord, dopo la scheda dedicata a Luciano Barboni, rientriamo con questa foto storica di quel Teramo, con Luciano Barboni ovviamente, eccolo qui, in divisa da portiere di quel Teramo che vinse il campionato di C2. E dunque, ricordi davvero indelebili. Allora, intanto è emozionante rivedere quel gol, che tra l'altro mi diceva Luciano Barboni durante la pubblicità, io ho chiesto giustamente, una squadra che sta 0-0 deve tirare un rigore, insomma la partita si deve cercare di vincere il primo tempo, perché hanno affidato ad un portiere il tiro del rigore, anche se questo portiere qui i rigori li provava, insomma tutto sommato ci poteva anche stare, ma viene da una scommessa quell'episodio. Sì, lì. Sì, sì, cioè questa particolarità è nata a tavola, così si rideva, si scherzava, e il mister Luzzi ogni tanto provava a fare le tattiche con i bicchieri. Addirittura, noi sì. Sapevamo con la lavagna, No, anche con anche i bicchieri, con i bicchieri. Ma era una cosa piacevole, e quindi con l'indimenticato Moreno Solfrini abbiamo fatto una scommessa. E lui insisteva dicendo che se ci fosse stato un rigore da tirare io non avrei avuto il coraggio, e io accettai, e dopo 20 minuti per fortuna il rigore ci è stato concesso, quindi lui mi guarda e mi ha detto prova ad andare a tirare, ho guardato il mister e ho chiesto posso andare, e lui mi ha detto sì, ma stava scivolando sulla panchina. Sì. Allora, il portiere cosa ti ha detto? Il portiere quando ha visto l'altro portiere arrivare per tirare il rigore, allora cosa pensa? Penso cosa che ci sia rimasto anche lui un po' sorpreso, sì, meravigliato, perché era poi anche il primo tempo, dopo circa una ventina di minuti, 30 così, era un portiere anche esperto, Nasuelli, e non si muoveva mai, quindi facevo fatica, non sapevo dove tirarlo sinceramente. Ma magari lo hai spiazzato proprio perché eri il portiere, anche tu? Ma diciamo l'ho spiazzato perché lui è andato dall'altra parte. Diciamo che l'hai saputo tirare quel rigore, diciamo l'abbiamo visto, sì, tanto, l'abbiamo rivisto, lo rivediamo dopo un'altra 30 volta. Anni. Insomma, è stato un rigore tirato a regola d'arte, come si devono tirare molto bene, i rigori. Dai. Noi dobbiamo anche svelare. Non sapendo di questa scommessa, noi dagli spalli diciamo. Ma come? Barboni, perché? Quel giorno non c'era da ricchiare il rigore. Ma anche Solfrini. Neanche Solfrini. Alla Teramana maniera, ma come gli è venuto in mente a Luzzi? Sì, portare il portiere a tirare rigore. È stata una scelta coraggiosa da parte del mister e da parte anche vostra, però un episodio, poi gli episodi che rimangono nella storia spesso sono episodi che capitano per caso e a volte anche per gioco. Al lato tecnico, sportivo, al fatto di aver fatto parte di quella squadra che vinse il campionato, insomma, quindi anni importanti per il Teramo, è bello notare che il ricordo di Luciano Barboni è stato lasciato anche da un punto di vista umano nei tifosi del Teramo, perché quando abbiamo iniziato a comunicare il fatto che sarebbe stato ospite con noi questa sera, tanti ci hanno chiamato, ci hanno scritto per ricordare, lasciare un saluto, tanti che ricordavano episodi, aneddoti di chi l'ha conosciuto, abbiamo ascoltato prima le voci di Mimmo De Iulis, papà di Roberto tra l'altro, altro grande portiere, di Giancarlo Pulitelli, che poi riascolteremo anche tra poco nella nostra voce del tifoso, insomma un ricordo, quasi un legame particolare, no? C'è stato tra te, Luciano, sì, e la città. Sì, successo, sono stati 3 anni importanti per quanto riguarda i risultati sportivi, ma Teramo c'era un modo di vivere
che mi ricordava molto la città dove sono nato, Iesi, quindi una città piccolina ma che è molto attaccata ai giocatori, alla tifoseria importante che ti fa stare poi bene. Era anche un periodo diverso per il calcio, un calcio diverso. Insomma c'erano anche dei rapporti diversi, era un'altra storia. Sì, però ecco, si viveva bene, quindi c'era questo rapporto, questo rispetto reciproco fra noi giocatori e il pubblico che ti metteva a giocatore con cui avevi maggiore confidenza, maggiore amicizia e con cui sei rimasto in contatto, anche se uno lo abbiamo scoperto proprio questa sera perché siamo stati a telefono un altro giocatore che è rimasto nei cuori, però quello menava, tra virgolette, in senso buono, ma insomma qualcuno assolutamente sì, perché noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di rivederlo anche oggi, che non gioca più, è veramente è un uomo anche molto tenero, fuori del campo, però in campo menava, parliamo di Gino Cossaro e Francesco Schiraldi, diciamo, sono i due con i quali sono rimasto anche più in contatto, però ci sono anche tanti ragazzi, è lui Cossaro, era l'ultimo, infatti non si, era quello che si fidava di meno, era rimasto in porta. Sì, perché poi con Gino abbiamo giocato insieme anche a Barletta, quindi però sono rimasti in ottimi rapporti anche con i ragazzi di Tramani, Cappellacci, Bucciarelli, Collevecchio, Tartarelli, quindi Bucciarelli, l'altro biondo della squadra, anche Bucciarelli che vive a Teramo, lo vediamo spesso, non è cambiato per niente, è rimasto uguale, anche lui potrebbe quasi provare. Tu hai lavorato con qualcuno che conosce bene Luciano Barboni, no? Perché grande Gege di Giacomo. Aveva vinto il campionato a Iesi prima di venire a te. Grande Gege. E poi oltretutto notavo che quando Gege ha allenato la Iesina un paio d'anni, sono tre, e tu Luciano giocavi con lui la Iesina. Sì. Ogni volta che il Teramo ha giocato con la Iesina, con Barboni in porta, noi non abbiamo mai vinto né a Iesi né in casa. Anzi, in casa abbiamo anche perso. Quindi evidentemente l'aria di Teramo portava bene a Barboni. Io volevo ricordare quella formazione di Lumignani che è veramente cantò in C1. Barboni, c'era numero 2 Cossaro, numero 3 Simoni che era uno scheggia sulla fascia sinistra. Simone, forte. Poi c'era Francesca che copriva Simone per certi versi, giusto? Sì. E Schiraldi centralmente. Poi c'era Collevecchio a destra, Solfrini col 6 davanti alla difesa a fare da play. Collevecchio a destra, Darè e Cappellacci mezzali, qualche volta c'era Bucciarelli che giocava al posto di Cappellacci, e poi davanti Pier Leone e Del Pero. Poi l'anno dopo in C con Luzzi, Barboni, Cossaro e Schiraldi centrali, Salvatori a destra, Simone a sinistra, Solfrini sempre davanti alla difesa, Collevecchio a destra, Cappellacci e Darè mezzali, Pier Leone a sinistra, con Del Prete e Bresciani che si sono alternati nella posizione di centrale. La voce non è quella di Sigfrido Micheli, però lei è allora, benissimo lo stesso. Sigfrido era una voce inconfondibile. L'abbiamo sentita, l'abbiamo fatta sentire apposta nella scheda prima, perché lo vorrei ricordare giustissimo con un pensiero speciale, perché lo abbiamo sentito prima, perché lo state nominando, perché Sigfrido Micheli è stato la voce ufficiale per tanto tempo del Teramo Calcio, ma è stato anche un personaggio molto, molto noto a Teramo e che tutti ricordano con grandissimo affetto, per cui anche noi da questi studi lo vogliamo ricordare con grande affetto. È stata la voce dello speaker del Teramo dagli anni 60 fino agli anni 90. Poi è arrivato Marco Franci. Con quegli impianti, con quell'impianto certo, la voce. Esatto. Una voce inconfondibile. La diffusione non era proprio perfetta. Cioè, una voce così, io sono come tutti, siamo andati in tanti stadi a vedere partite, una voce come quella di Sigfrido. Lui era un omone, allora, poi, e questa voce corrispondeva molto bene al suo aspetto fisico. Sì, aveva un suo stile. Abbiamo visto prima nella scheda dedicata a Luciano Barboni la presenza di due tifosi che erano lì, insomma noi in realtà eravamo lì dove loro sono praticamente tutti i giorni a seguire tutti gli allenamenti del Teramo sulle tribune dello stadio Bonolis, come da tempo, insomma da sempre fanno, e allora gli abbiamo dedicato questo spazio che è la voce del tifoso, che in ogni puntata riserviamo appunto a chi segue il Teramo con la passione da indiavolato vero e proprio. Allora direi, insomma, se siete d'accordo, di andarci a sentire, a vedere questo spazio dedicato proprio a quei tifosi della tribuna dello stadio Bonolis.
Per la nostra rubrica La voce del tifoso, quest'oggi siamo sulle tribune dello stadio Bonolis, perché dovete sapere che c'è un gruppo davvero di irriducibili, inossidabili tifosi del Teramo che non si perde neanche un allenamento durante tutta la stagione e anche prima dell'inizio della stagione, particolarmente quest'anno che l'attesa è stata davvero lunghissima prima dello start del campionato. Li vedete qui con me seduti in quelle che sono le loro postazioni tipiche di questa tribuna, sono davvero quelli che possono più di chiunque altro darci indicazioni sul Teramo di Zichella. Peppe Cannone, che è un tifosissimo del Teramo, proviamo a fare un attimino le carte a questo Teramo. Che cosa ne pensi? Quale può essere il livello di questa squadra quest'anno? Beh, onestamente la squadra non mi dispiace quest'anno. Vedo parecchio entusiasmo anche da parte dei ragazzi, essendo poi giovani, hanno veramente tanto entusiasmo. E la stiamo seguendo dall'inizio della preparazione, eppure noi non siamo perplessi come eravamo l'altro anno. Poi da tifoso, certo, qualche magagna dentro ce l'ho, perché lo dico sinceramente, a me una cosina mi manca, e a me mi manca un centrocampista come Amaddio. Insomma, già non è poco, non è poco visto tutto quello che c'è stato attorno ad Amaddio in questo precampionato. Appunto, perché qui se si parla di una problematica del ragazzo che per questioni tecniche debba uscire fuori, non sono d'accordo, perché se parliamo di questioni tecniche Amaddio non si discute. Poi se ci sono altre situazioni lo dicessero. Mauro Puccetti, insomma, anche lui da tantissimi anni costantemente sulle tribune a bordo campo per seguire gli allenamenti del Teramo, quest'anno che sensazioni hai? Sempre quella di un inizio anno del campionato, speriamo che la squadra recepisca gli ordini di Zichella, insomma. Sinceramente è un allenatore per lui nuovo come la squadra, quindi anche per lui sarà un nuovo inizio e magari l'anno buono per dimostrare qualcosa. Una valutazione sul mercato, sui movimenti di mercato del Teramo. Il mercato quest'anno hanno fatto bene, noi non abbiamo il granoce che dice il presidente, ma a noi il granoce non ci serve, 38 anni, se no gioca Pulitelli va bene lo stesso, insomma, quindi non è un problema, questi vanno bene, perché noi a Teramo, per noi la Serie C va benissimo, quindi... Ha nominato Giancarlo Pulitelli, che era restio, non voleva farsi intervistare, però adesso ci sta, una battuta gliela faccio fare. Ma io se mi trovo qui perché vengo un giorno a trovare gli amici, no? Mi diverto anche a parlare con loro perché non fanno altro che parlare di calcio. A me non è che mi piace parlare di calcio, mi piace più assistere il lavoro che fanno gli allenatori. E equilibri economici giustamente ti portano a fare delle scelte un po' diverse, mentre prima potevi prendere il grosso giocatore con una certa età, no? Oggi ti devi cercare di trovare i giovani importanti che possono dare soddisfazione a questa città che sicuramente ha tanta voglia di calcio. Basta vedere questi compagni che dalla mattina alla sera stanno a vedere allenamento. Che esultano, gioiscono, si arrabbiano anche durante le partitelle di allenamento, questo è il bello. Sì, sì. Io ho visto ieri ci siamo divertiti, c'è stato un bellissimo allenamento. Scusa, Giancarlo, dottor. No, poi perché tanto io. Tu sei qui per chiacchierare e ascoltare. Che ci capisce di meno, d'altronde. Di noi sicuramente. Su chi puntate quest'anno? Un giocatore che vi piace, che vi stuzzica più degli altri? Tutti e nessuno. Il gruppo, diciamo il gruppo, conta il gruppo, non il singolo. L'unione fa la forza. L'unione porta alla vittoria. Un giocatore di Renzo è la cosa qua Zecca. A me sinceramente i ragazzi che sono arrivati ce ne sono due che nessuno mai nomina, no? Piacentini e Zenuni, che dirigentemente si fanno il loro allenamento ma nessuno li dice mai. Naturalmente quello che sta agli occhi di tutti è Zecca. E poi vediamo, ieri abbiamo visto molto bene Ranieri. Dopo due mesi di allenamento abbiamo visto Ranieri, quindi io comunque dico Zecca. Io ribadisco Ranieri, l'ho visto ieri benissimo. Ranieri
l'Avezzanese lì mi sfugge, e Persia, anche se forse questo contraddice il discorso che ho fatto prima, perché sono quelli che però, sulla carta sostituiranno Amadio in campo. Non mi ero dimenticato del grande De Julis, perché altrimenti poi mi sgrida, ovviamente un tuo cavallo di questa stagione. Grazie, bacio del Rocino. Quindi due della passata stagione, due confermati. Perché questo? Perché il mercato non ti ha convinto forse? No, il mercato è andato bene questo qua, dai. Penso agli altri anni, speriamo di non soffrire. È sempre un saluto ovviamente ai cari amici tifosi della tribuna dello stadio Bonolis. Allora, interviste che eravamo andati a fare, tra l'altro prima della partita prima di oggi, partita, ovviamente. Qualche indicazione corrisponde insomma a quello che abbiamo anche detto anche noi oggi. Questa sera. Andiamo con i tanti messaggi che abbiamo, speriamo di riuscire a leggerli. C'è un pronostico che ci dà l'occasione di fare cosa? È di ricordarvi che questo pronostico qui purtroppo per il concorso non vale perché è andato in onda, però vi ricordiamo, come vi abbiamo già anticipato, è partito il campionato, parte il nostro concorso da domani fino a sabato sera. Potrete inviare il vostro pronostico sulla gara Teramo-San Benedettese, deve essere il pronostico esatto, dovete azzeccare il risultato per intenderci, esatto. Chi azzecca il risultato esatto vince due biglietti per la successiva gara interna del Teramo e un premio messo a disposizione dalla pasticceria Piero. Teramo Gubbio. Però se dovessero arrivare più risposte esatte, poi nel corso della nostra trasmissione di lunedì prossimo estrarremo a sorte il vincitore. Perciò dovete indicare il nome nel messaggio che dovete inviare al nostro numero WhatsApp che state utilizzando anche per i messaggi di questa sera, che poi vi ricorderemo anche sui nostri pronostico, social, su Facebook, esatto, sugli altri social nome che utilizziamo, e cognome. E il risultato esatto, e ci sono questi premi in palio, e questo concorso ci sarà fino alla fine di questa stagione. Altri messaggi che corriamo verso la chiusura. Non era meglio convocare Ferretti? Questo è un altro dilemma, Diego. Ferretti al momento non è nella lista dei convocabili, la società non lo ha reinserito, diciamo così, tra quelli che fanno parte del progetto tecnico, né fuori perché era sul mercato, poi non è stato ceduto. Secondo te andrebbe reinserito? Andrebbe reintegrato, però il mister sa lui che deve fare, se non l'ha convocato, perché lui oltretutto è un aziendalista, quindi fa quello che dice nella società, l'ha detto tante volte. In teoria Ferretti non sarebbe neanche in rosa, in organico al momento, a differenza però, di Amadio. In rosa si allena, ma non verrebbe convocato. Le convocazioni comunque il mister sa lui quello che gli occorre, quindi andare a sindacare perché non ha chiamato l'uno o l'altro, c'è il tempo che trova. Io volevo dire una cosa, se era possibile. Prima mi hai fatto una domanda su GG di Giacomo, poi sono volato un po'. Volevo chiedere a Luciano, perché c'ho un ricordo bellissimo di GG, non lo vedo da 30 anni. E nel caso lo incontrassi, visto che lui è di Porto Recanati, se me lo saluti mi faresti un grande favore. E quindi ci mancherebbe. Apriamo anche mi questa. So che mi ha cercato tante volte, anni fa. E io per un verso o per l'altro non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo. Facciamo anche televisione di servizio. Hai fatto bene ad approfittare di questo momento investire Luciano Barboni in questo messaggio per GG di Giacomo. Altri messaggi dai nostri telespettatori. Gira che rigira, abbiamo concluso in attacco con Barbuti e Fratangelo. Spero che Di Renzo faccia la differenza e che Amadio stia a casa. Messaggio ciao di Tommaso. Tenore diverso rispetto Renzo a quelle che abbiamo. Oggi non c'era semplicemente finora. Perché era squalificato, credo che se fosse stato disponibile probabilmente avrebbe giocato, trovato anche spazio. Perché ha fatto un ottimo precampionato. Il Teramo arriverà, non abbiate fretta, ma noi siamo tutti qui per Dorotea. C'è anche la rima, FVCB. FVCB. Ci faremo spiegare insomma questo acronimo. Io faccio da quasi 30 anni televisione, tutte le volte che prendi complimenti, voi forse non mi vedete perché sono ovviamente truccatissima, ma divento rossa tutte le volte e mi imbarazzo. Ti abbiamo messa qui apposta, Dorotea, per ricevere complimenti dai nostri telespettatori. Mi meriti tutti i complimenti. Grazie, Dorotea. Ma voi siete di parte, soprattutto tu della televisione della mia. Leggi Diego, questo è per te. Ho sempre sognato di avere il professor di Felice Antonio a Mosciano. Sarà un tifoso del Mosciano probabilmente, insomma, che ci fa manda piacere, fa sempre piacere questo grazie, messaggio grazie.
Grazie. Andiamo sempre avanti con gli altri messaggi. Dalla regia ci indichino per favore quanti ne abbiamo ancora. So che sono tanti. Mister Diego, tanti auguri di buon compleanno, anche se sono passati solo pochi giorni, quindi valgono ancora. Grazie. Assolutamente. Grazie. La festa, io sono un piccolo, la festa è di Luciano, quindi cercate di fare il messaggio. No, però qui abbiamo tre ospiti che in quanto a storia del Teramo, ognuno nel proprio ruolo avete segnato tutti e tre la storia del Teramo Calcio. Anche il professor Renato Natale, lo ricordiamo, storico presidente del club biancorosso, che furono ai tempi di Luciano. I tifosi sono parte integrante della storia di un club, no? di una squadra di calcio, e quindi è importantissimo anche tenerli sempre presenti. È stato la bandiera del club biancorosso per una vita, è stata l'anima. Assolutamente. Che ne pensate di Mastrilli? A me piace. Non è dispiaciuto neanche a Campitelli, che prima abbiamo detto che è rimasto impressionato favorevolmente. Mi è dispiaciuto che ci ha sostituito. L'abbiamo capito questo. E abbiamo anche capito che quella sostituzione era una scelta tecnica e non di infortunio. Certo. Quello che bisogna dire, sì, a dirlo, eh. Natalia di Felice Antonio, la squadra di Barboni che vinse il campionato di C2 nella storia del Teramo è tra le migliori? Rispondete a questa domanda. Prego, professore. Sì, io dico che è stata una tra le squadre migliori che io abbia visto. Io la paragono a quella della promozione in C, ai tempi di Orazi, parliamo degli anni 70, bellissima squadra con Piccioni, insomma, non Piccioni e compagnia, Piccioni perché era il capitano, no? Ma poi secondo me l'altra squadra di Barboni con Rumignani, insomma, era una squadra che era bella da vedere giocare, per poi arrivare all'ultima anno quando i playoff della Serie C, anche quelle, insomma, queste sono, secondo me, sono state le tre squadre. La squadra di Fantini del 74, la squadra di Luciano e questa del 15. Esatto. Allora andiamo con gli ultimi ancora tre messaggi, perché non possiamo permettercene più, anche perché, come vi abbiamo detto, vi vogliamo un attimo far vedere anche le immagini della partita del prossimo avversario del San Benedettese. Oggi è il giorno giusto per essere indiavolati, che amarezza perdere così con un saluto da Davide. Sì, purtroppo hai centrato bene il termine. Se fosse arrivato un pareggio sarebbe stato meglio. Portiere rigorista ed eccolo qui il nostro Luciano Barboni, è rimasto proprio nella mente dei teramani quel rigore segnato, e oggi l'abbiamo rinfrescata questa memoria facendovelo rivedere. Andiamo con l'ultimo messaggio e poi passiamo al prossimo turno. Barboni decideva dal dischetto ben prima che Brignoli del Benevento lo facesse diventare commerciale, lo dice Jacopo. C'è chi ha precorso i tempi, insomma. Anche Brignoli gli ha fatto un gol importantissimo. Certo. Anche bello poi. Sì, ce ne sono altri messaggi, forse un altro, se facciamo in tempo, vediamo. Sì, portiere, questo l'abbiamo già letto. Barboni decideva dal dischetto. Anche questo l'abbiamo solo già. Che ce li stiamo vedendo in un'altra versione, esatto. Però va bene lo stesso, li ribadiamo. Senza condannare nessuno, mi sento di dire che per colpa di quei cambi abbiamo fatto una grande fatica a trovare un gol che poteva essere ampiamente alla nostra portata. Era solo la prima. Ora testa alla Samp, forza Teramo. È un'analisi anche questa tecnico-tattica del match di Bolzano contro il Sud Tirol. Forza, come ha detto il nostro tifoso, forza Teramo, testa alla Samp. E allora la Samp, che sarà il prossimo avversario del Teramo, beh, forse come dicevi anche tu, ricordavi il presidente Campitelli, vive questa attesa con qualche fibrillazione in polemica, diciamo così. Queste sono le immagini che si riferiscono al match perso ieri in casa all'esordio in campionato contro il Renate. Diego, tu l'hai vista la partita, ci potrai dire qualcosa della San Benedettese, insomma, che impressione ti ha fatto? Ma guarda, la partita che ho visto io ieri, negativa perché ho visto una squadra un po' slegata un po' in tutti i reparti. Loro giocano con c'è il Rapisarda, giocano con una difesa a 4, Rapisarda a destra che spinge molto, il capitano della squadra, a sinistra c'è Cecchini, un po' più bloccato, la coppia centrale Zaffagnini e Miceli. Poi in mezzo al campo, almeno inizialmente, giocava con Bove, regista, Gelonese, mezzala destra e mezzala sinistra Signori. Sì. E poi in avanti avevano Russotto, ex Catania, che però non faceva l'ala ma giocava tra le linee, trequartista, rifiniva, per la punta Stanco,
un Lungagnone che attacca la profondità, e a sinistra Calderini, che conosciamo tutti, velocissimo, che metteva, mette palloni in mezzo. Quindi arriva tra un po' il gol del Renate, lo stiamo per vedere, un rimpallo vinto in area, l'azione insiste del cross, la difesa della Samb che dimentica Gomez, attaccante del Renate. Che porta praticamente sguarnita, realizza il gol del vantaggio. Poi nella ripresa, per cercare di rimettere insomma il risultato, si è messa a tre, ha messo un altro attaccante, ha messo quel ragazzo di Sant'Omero lì, Di Massimo, che è la prima volta che ha toccato, a fischiarlo, cioè ho avuto la sensazione che c'è un ambiente un pochino che teso. Non soddisfatto. Teso. Hanno attaccato, poi si sono chiusi, chiaramente alla fine si sono messi in cinque il Renate, però prima della fine del primo tempo le immagini si riferiscono ancora alla prima frazione, arriva anche il gol del raddoppio, praticamente il match si decide nel primo tempo, dovrebbe essere questo qui, lo vediamo l'azione, l'autore del gol è Piscopo, che trova il gol sul primo palo, forse qui con il portiere della San Benedetto Sesala, non del tutto esente da colpe, no? Perché prendere il gol sul suo palo, insomma, certo. Tiro forte, ma non irresistibile. Ho notato che avevano molti problemi la difesa della Samba nei, campo, cioè nei cambi di gioco, da destra a sinistra non riuscivano a fare la diagonale, perché sia Calderini da un lato, sia Rossotto dall'altro arrivavano in ritardo. Poi hanno attaccato per tutta la partita, sempre solo a sinistra, non ho capito, pur avendo Trapisar da destra, che è uno che è saputo che attacca molto, sempre nella catena Signori, Calderini, Rossotto. Sempre prevedibili, cioè una partita intera sempre a sinistra. Le parole del presidente della San Benedettese Fedeli al termine della gara, Vulcanico, lo conosciamo, ha subito, insomma, non le ha mandate a dire all'allenatore, ai suoi giocatori. Oggi è mancato il rispetto per la città, queste le parole a fine gara. A centrocampo gli avversari ci hanno massacrato e non riuscivamo a prendere un rimpallo. Loro davano l'anima e a noi non ce ne fregava niente. E poi ha annunciato, insomma, di convocare per chiedere spiegazioni subito allenatore, direttore sportivo e giocatori più rappresentativi. Insomma, non proprio un bellissimo clima per avvicinarsi, forse anche il modo per caricare l'ambiente, i giocatori, la squadra, proprio in vista di un match così delicato come quello di domenica a Terra. Dobbiamo stare attenti, perché tocchiamo sempre ferro, Luciano qui ha fatto centinaia di partite, sa come il calcio, quindi aspettiamoci un leone ferito che viene qui con il coltello tra i denti, insomma, e noi non dobbiamo, insomma, dobbiamo dare il massimo perché dobbiamo vincere. Ce ne frega poco, metti il presidente, dobbiamo badare a noi, ma stiamo attenti perché chiaramente è una squadra da rispettare, perché comunque è formata da giocatori importanti. È sempre la San Benedettese comunque che anche, insomma. Siamo quasi in chiusura. Io ho un'ultima curiosità al nostro ospite, Luciano Barboni, la vorrei chiedere, insomma, perché comunque segue il campionato, vede tante partite, il campionato di Serie C, questo girone B che già oggi il Teramo ha imparato a conoscere, purtroppo a sue spese, no? Per la difficoltà che potrebbe rappresentare, quest'anno si presenta forse ancora più difficile, più complicato che negli anni passati, sarà un torneo molto sì, duro. Dall'impressione che sia molto livellato, però verso l'alto, con delle squadre importanti che hanno fatto anche categorie superiori, poi c'è l'incognita Terni che se dovesse rimanere campionato, diciamo, una squadra che è una di quelle che parte con i favori del pronostico. Esatto, una rosa, diciamo, forse più completa rispetto agli altri, però è molto livellato e soprattutto verso l'alto, quindi anche gli episodi o le giocate possono fare la differenza sulle varie partite, quindi ci sarà da stare molto attenti, però ecco, la squadra oggi almeno ha dimostrato di stare bene in campo, di avere la giusta serenità, di capire anche i ritmi, quando c'è bisogno di accelerare o quando c'è bisogno di congelare un po' la partita. Quindi auguriamoci che possa di nuovo crescere, certo, e avere il tempo di lavorare. Ecco. Certo. Allora, prima di salutare i nostri ospiti e anche i nostri telespettatori, ricordiamo con qualche dettaglio in più quello che è il nostro concorso che parte questa settimana, inviando un messaggio sul nostro numero WhatsApp, che conoscete perché è lo stesso sul quale inviate i messaggi per questa trasmissione e per tutte le trasmissioni di Super J. Il numero è 368 8011 328, dovete inviare il pronostico del risultato esatto, in questo caso di Teramo San Benedetto
Bettese che si gioca domenica prossima. In palio ci sono 2 biglietti per Teramo Gubbio e un omaggio della pasticceria Piero. Come si partecipa? Come dicevamo, mandate il vostro pronostico al numero che abbiamo appena detto. Nel messaggio dovete obbligatoriamente scrivere nome e cognome, altrimenti non sarà preso in considerazione. Avete tutta la settimana da domani per inviare i messaggi, a partire appunto dalla giornata di domani fino alla mezzanotte di sabato. Nel caso in cui più telespettatori dovessero indovinare il risultato esatto della partita, procederemo in diretta lunedì prossimo all'estrazione del vincitore. Per questo è importante scrivere sul messaggio anche nome e cognome, perché poi il vincitore ovviamente verrà annunciato in diretta la prossima settimana. Abbiamo detto tutto? Abbiamo più o meno detto tutto, crediamo di sì. Insomma, finalmente la cosa positiva è che abbiamo cominciato a commentare i risultati. Calcio, purtroppo, non nella maniera migliore per il Teramo, ma c'è tutto il campionato. C'è tanta strada davanti ai biancorossi. E abbiamo visto che comunque la partita, nonostante la sconfitta, ha lasciato sensazioni positive non solo nei nostri ospiti, anche nei tifosi, nel presidente e probabilmente in tutto lo staff del Teramo. Certo, se stavamo commentando un pareggio e magari una vittoria, era meglio, ma avremo tutto il tempo. Grazie ai nostri ospiti, a Renato Natali, degli amici del calcio teramano, che ringraziamo sempre per la loro collaborazione. Grazie, il nostro Diego Di Felice Antonio, che intanto ritroverete sabato con il qui presente direttore per le anticipazioni, e poi ovviamente lo ritroveremo anche in questa trasmissione molto presto. E ringraziamo particolarmente Luciano Barboni, portierone, come l'hanno definito, del Teramo Calcio dall'84, portierone goleador dall'84 all'87, intanto perché ha fatto parecchi chilometri per venirci a trovare. Lo ringraziamo davvero di cuore, anche perché ci ha riportato indietro nel tempo, insomma, in un periodo davvero glorioso del Teramo Calcio. Grazie a voi per l'invito, ci mancherebbe. Grazie e alla prossima. Senz'altro. Allora, grazie anche a voi per l'attenzione. Questa trasmissione tornerà puntuale in diretta anche lunedì prossimo alle 21 per commentare un'altra partita del Teramo Calcio per altri Amarcord. E a proposito di Amarcord, la prossima settimana ci sarà un altro giocatore che è stato un bel giocatore, un bravo giocatore, con un carattere anche molto particolare, anche molto simpatico. Non svegliamo di più, lo scoprirete in settimana. Grazie per l'attenzione. Buonanotte. Grazie a tutti.